Cercherò di spiegare la scelta della Regione Umbria nell'organizzare in collaborazione con Villa Umbra questa serie di impegnativi eventi su argomenti quali paesaggio e geografia che possono sembrare argomenti di carattere generale ma che hanno delle importanti ricadute per le politiche di governo del territorio. Permettetemi comunque prima di cominciare di ringraziare con tutti coloro che hanno collaborato con molto entusiasmo a questa realizzazione, i colleghi di Villa Umbra, come anche i colleghi del servizio regionale che si occupa di formazione e i colleghi del mio servizio Paesaggio, Territorio e Geografia, alcuni dei quali poi mi seguiranno nelle presentazioni successive. Il paesaggio. Il paesaggio è difficile da circoscrivere perché il paesaggio non ha confini ed è difficile anche offrire una definizione esaustiva di paesaggio. Ne dà una esplicitazione la Convenzione europea del paesaggio del 2000, laddove afferma che paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e o umani e dalle loro interrelazioni. Questa definizione è stata ripresa poi anche dal legislatore nazionale con il codice del paesaggio del 2000, che la modifica leggermente, ma sostanzialmente le due definizioni sono abbastanza convergenti. Ed è comunque interessante notare che già nella Convenzione europea del paesaggio del 2000 il paesaggio viene riconosciuto come il paesaggio svolge importanti funzioni di carattere generale, sia sul piano culturale, sia sul piano ecologico, ambientale e sociale, ma costituisce, questo afferma la Convenzione europea, una risorsa favorevole all'attività economica e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro. Quindi il paesaggio è una risorsa economica. Questi due importanti riferimenti normativi, sia quello europeo che quello nazionale, hanno avuto il pregio di aver sancito il passaggio da una concezione elitaria ed estetizzante del paesaggio, paesaggio come veduta, il paesaggio come panorama, ad un'altra concezione focalizzata maggiormente sul paesaggio ordinario, sul paesaggio quotidiano. Quindi passiamo da una concezione estetica di paesaggio, quindi dal sapere dei pittori e dei poeti, ad un concetto molto più scientifico di paesaggio, volto alla sua conoscenza, alla sua descrizione, che i moderni mezzi della geografia oggi possono sicuramente, per conoscerlo, arrecare un contributo molto significativo. Perché il forum regionale? Il forum, per i latini, sapete che era la piazza centrale delle antiche città romane. E noi pensiamo che il governo del paesaggio stia progressivamente acquisendo, non senza ostacoli, una crescente centralità nelle politiche di trasformazione e di governo del territorio. Per forum poi si intende generalmente anche un incontro pubblico a cadenza solitamente annuale tra autorità pubbliche e mondo civile. E noi pensiamo che il forum, attraverso l'incontro e il confronto, ci possa facilitare nell'indagare le diverse prospettive con cui discipline e saperi differenti si misurano su questo tema difendendo ciascuna il proprio paesaggio. Assistiamo cioè a una sorta di lottizzazione delle varie discipline
paesaggistiche, ma la Regione insieme al Ministero ha un compito importante, che è quello di portare a sintesi queste diverse anime paesaggistiche all'interno di uno strumento di governo del territorio come il piano paesaggistico regionale. Quindi questi approfondimenti sono estremamente importanti. Per Forum poi, in generale, in questi ultimi anni il Forum è diventato anche un luogo di discussione virtuale su internet. Ora, la nuova contestualizzazione delle attività umane offerte dalle moderne ICT ci invita a ragionare su una nuova organizzazione dello spazio, quindi sui nuovi luoghi, ma anche sui non luoghi. E questo è un tema estremamente interessante, con delle grossissime ricadute che può avere sul governo del territorio, a cui forse occorrerebbe dare uno spazio adeguato, ma su questi temi poi ci sarà l'intervento della dottoressa Annalisa Doria, che è responsabile di Agenda Digitale dell'Umbria. Un'ultima considerazione prima di farvi vedere molto velocemente quali sono gli eventi. Il paesaggio è anche un luogo di conflitto, nel senso che le politiche paesaggistiche devono gestire una contraddizione di fondo, che è quella di custodire i valori dei nostri paesaggi, quindi come eredità storica, come eredità identitaria, e al tempo stesso devono garantire anche delle forme di trasformazione del paesaggio, attraverso una mediazione di interessi che molto spesso possono essere divergenti. E su questo tema ragioneremo oggi pomeriggio nella tavola rotonda sulle strategie per il paesaggio umbro. Quindi governare il paesaggio significa misurarsi con i conflitti, con gli interessi, con le resistenze, andando però oltre il regime vincolistico, oltre il regime di gestione del territorio incentrato esclusivamente sui vincoli, in quanto tutela e valorizzazione devono avere lo stesso passo. Questo significa però anche costruire nuovi strumenti di concertazione e di negoziazione che vedano il coinvolgimento delle comunità locali nell'immaginare il futuro dei nostri territori. È un invito questo che ci veniva rivolto anche dalla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000. Questa è la definizione che noi abbiamo dato come Regione con i colleghi del servizio regionale, che ritrovate peraltro anche nella brochure di Umbria Paesaggio. Il paesaggio è mio, è tuo, è mio, è patrimonio collettivo, il paesaggio è la mia casa. Come mi prendo cura della mia casa, dobbiamo prenderci cura anche del nostro paesaggio. Non sto qui a dirvi qual è il programma di oggi, lo vedremo man mano che andremo avanti con la discussione. Ecco, il 29 di maggio è previsto il secondo evento su pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi nel paesaggio, buone pratiche. Forse se spengete queste luci è meglio visibile le diapositive, non so se è possibile. Dunque affronteremo in questo evento come il paesaggio entra nella pianificazione urbanistica di livello comunale, andando ad indagare due piani regolatori che hanno dato centralità a questo tema. Insieme alla Facoltà di Architettura di Firenze presenteremo una carrellata di progetti di qualità, quindi buone pratiche di progettazione e di realizzazione di interventi. Chiuderemo questo rapporto scalare con un intervento dell'Accademia delle Belle Arti di Perugia sul rapporto arte e paesaggio. Peraltro abbiamo in programma, ancora dobbiamo avere deve essere ancora definito, abbiamo in programma di realizzare questo evento
in una struttura che rappresenta il dialogo tra appunto un oggetto artistico con il paesaggio, come la cantina del Carapace, Cantina Lunelli, che si trova tra Bevagna e Montefalco, e il pomeriggio lo chiuderemo con una visita guidata. Il 12 di giugno, questo è l'intervento che è previsto a Villa Umbra, approfondiremo sotto il profilo giuridico aspetti legati alle diverse forme di tutela nella pianificazione paesaggistica, quindi mettendo a confronto alcune esperienze regionali. La prima parte del nostro piano paesaggistico ha fatto un'attenta ricognizione delle varie forme di tutela, che non è solo paesaggistica ma anche ambientale, territoriale, idrogeologica sul territorio, e quindi cercheremo di capire poi questi temi come devono essere affrontati all'interno di uno strumento di pianificazione paesaggistica di livello comunale. Riportato qui l'articolo 9 della Costituzione, che è stato citato anche questa mattina, dal quale si evince che la tutela del paesaggio viene messa alla stessa stregua della tutela del nostro patrimonio artistico e storico. Avremo una pausa estiva, riprenderemo a settembre presentando una pubblicazione, uno studio che è stato realizzato tra Regione Umbria e Centro Storico Benedettino Italiano sulle abbazie benedettine, riprendendo un censimento, un vecchio censimento che aveva fatto la Regione. Qui l'indagine però è quella di capire il rapporto tra territorio e abbazie. Perché? Perché l'Umbria è una terra dall'elevato numero di presenze monastiche benedettine, che rappresentano appunto uno dei più peculiari fattori di modellamento del territorio. Le abbazie quindi non solo come centri religiosi, come centri culturali, ma le abbazie come centri produttivi, che molto hanno influito nella fisionomia e nel modellamento del territorio umbro. A ottobre avremo un altro evento sui nuovi strumenti di programmazione territoriale negoziata, quindi contratti di fiume, contratti di paesaggio, quindi strumenti su quali la Regione ha già attivi tre tavoli interistituzionali: uno, un contratto di paesaggio per i territori montani di Foligno, Trevi e Sellano, che è in fase conclusiva, dove forte è la presenza dove c'è una presenza consistente delle comunanze agrarie, quindi non solo dei comuni. Sono tavoli interistituzionali presieduti dall'assessore al territorio Silvano Rometti, e che appunto hanno come output finale un contratto, un'intesa tra i vari soggetti partecipanti al tavolo, per definire una strategia di sviluppo e quindi delle azioni strategiche che per quei territori servono per appunto dare un futuro. È attivo poi il tavolo interistituzionale sul contratto di fiume del Clitunno Marroggia Topino, quindi un vasto ambito della Valle Umbra, ed è partito il contratto di paesaggio del Trasimeno. Quindi presenteremo questi lavori, oltre a una discussione su questi nuovi strumenti partecipati. A novembre presenteremo i lavori sulla carta archeologica dell'Umbria, che è stata in cui il primo repertorio è entrato già a far parte del quadro conoscitivo del piano paesaggistico regionale. È un lavoro che scaturisce da un'intesa tra Regione Umbria e Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria. Ed è una carta come rappresentazione, in realtà dietro c'è un grossissimo lavoro di strutturazione di una banca dati geografica che entra appunto nei dettagli, negli attributi dei singoli oggetti che qui sono rappresentati.
Chiuderemo a dicembre con un convegno sulla rete regionale degli osservatori sulla qualità del paesaggio, quindi sulla condivisione di un manifesto per la sua costituzione. La Regione ha istituito un osservatorio sulla qualità del paesaggio in base alla legge 13 del 2009 e molte sollecitazioni arrivano dal territorio, in quanto ci sono molti focus tematici sul territorio che ragionano di qualità del paesaggio. Il nostro compito è quello di riuscire a mettere in rete queste risorse e queste discussioni, questi ragionamenti che sono presenti. Poi all'interno del forum sono previste 4 tavole rotonde sulle strategie per il paesaggio umbro. La prima è quella di oggi pomeriggio, sono tavole coordinate dal professore Alberto Clementi come coordinamento tecnico. E sono nate dalla cooperazione tra ordini professionali, ingegneri, architetti, geologi, agronomi, ANCI, ANCE e INU, con la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le altre 3 tavole rotonde che si svolgono, la seconda il 12 di giugno, nei pomeriggi degli altri eventi, a ottobre e a novembre, trattano invece aspetti paesaggi particolari, quindi dai paesaggi comuni ai paesaggi delle reti, quindi grandi reti di naturalità, ma anche nuove infrastrutture, sia viarie, sia infrastrutture per l'energia, sia infrastrutture per la comunicazione, paesaggi transregionali, paesaggi critici e paesaggi in abbandono. Comunque il dettaglio del programma che andremo a definire man mano che proseguiamo lo potete trovare sia sul neonato sito Umbria Paesaggio, questi sono gli indirizzi, non sto a leggerli, sia su Umbria Geo e collegandovi anche al sito di Villa Umbra, in quanto la registrazione, l'iscrizione va fatta, per coloro che non sono dipendenti regionali, va fatta online. Quindi chiudo.